Solo Don Mario Sorce oggi in una veste insolita, non come rappresentante del cartello sociale, ma come prete che sta curando il Grest per i ragazzi di Agrigento e non solo della sua parrocchia. Cos'è il Grest intanto, Don Mario? Intanto la mia è un'occupazione solita perché sono parroco e principalmente ci tengo a sottolinearlo. E mi occupo della parrocchia, anzi delle due parrocchie, il Quadrivio, Sacro Cuore di Gesù e Santa Gemma Via Emera. Il Grest significa gruppo estivo, inventato dai salesiani per tenere i ragazzi nel periodo in cui si va in vacanza occupati non solo nel gioco ma anche nella catechesi, nella preghiera, per evitare, come diceva Don Bosco, che il nemico potesse mettere vittime eccellenti durante il periodo delle vacanze, perché in vacanza lo spirito non va mai. Ecco, è una giornata intensa che i ragazzi, diciamo, quando inizia, come si svolge la giornata? La giornata inizia alle 8:30, arrivano i ragazzi, facciamo un momento di preghiera, c'è la catechesi che detta il tema del giorno. Il tema generale del Grest è quello diocesano, Ester capovolgi il mondo. Dal tema particolare, che è diverso per ogni giorno, poi si impostano le attività mattutine, si fanno delle catechesi e quindi delle scenette che poi verranno impersonate dai bambini e dai ragazzi verso le 11:30. Alla fine poi verrà premiata la squadra che ha meglio preparato questo momento. Subito dopo c'è il bagno in piscina, perché nel periodo estivo ai ragazzi bisogna dare proprio anche un sano divertimento. Dopodiché si va a pranzare, subito dopo pranzo c'è un momento di intrattenimento tra musica, danze e balli, e poi verso le 3:30 fino alle 5 i giochi con me, tipo giochi senza frontiere. Si conclude con il bagno in piscina, la merenda e un momento di preghiera. È un Grest itinerante, oggi avete scelto San Leone, l'Holiday Park, ma domani sarete fuori a Agrigento, insomma. Quanto dura, diciamo, questa iniziativa nel suo complesso, Don Mario? Normalmente dura 2 settimane, ma quest'anno era da 3 anni che non lo facevamo, lo stiamo facendo soltanto per una settimana. E quindi è vero, è itinerante, perché per 2 volte usciamo e andremo ad un acquapark che permetterà ai ragazzi di essere in una struttura, diciamo, più ampia, dove potersi anche divertire in maniera sana. Ecco, vediamo tanti ragazzi. Che tipo di accoglienza c'è stata? Che richiesta c'è stata? Vediamo quante persone, quanti giovani. La richiesta è abbastanza numerosa. Siamo arrivati a 210 bambini e 90 animatori, ma ancora vengono genitori per iscrivere i bambini. Io accetterò fino all'ultimo giorno l'ingresso dei bambini, per non dire di no a nessuno. Naturalmente non per gli animatori, perché si sono preparati con 2 mesi di corso per gli animatori. Ogni sabato li vedeva impegnati in un corso formativo che insegnasse loro gli elementi base per poter fare da animatori. Anche quest'anno la parrocchia ha voluto aprire le porte per dare la possibilità ai bambini, ai giovani, ai ragazzi di vivere questa esperienza così, così bella. L'estate non è solo divertimento, ma l'estate per noi cristiani, ecco, è come parrocchia, è un divertimento sano. I bambini, attraverso giochi di squadra, giochi, ecco, che i gruppi presentano ogni giorno, ogni mattina, con delle tematiche, sono chiamati a vivere momenti intensi, momenti belli, e soprattutto anche momenti di catechesi e momenti di preghiera. Quest'anno abbiamo adottato il tema della diocesi, il tema diocesano: Ester capovolgi il mondo. Ecco, i bambini alla fine di questo Grest si porteranno che loro, che sono il futuro di questa generazione, di questo mondo, devono fare delle scelte forti, delle scelte vere, per poter cambiare la mentalità di questo mondo. Anche nella vostra parrocchia c'è stata un'ampia partecipazione di giovani? Sì, i bambini, quando abbiamo aperto le iscrizioni e Don Mario mi ha proposto di farlo assieme, ecco, hanno aderito in tanti. Tra l'altro siamo qui nei paraggi della parrocchia,
ci sono le piscine, c'è il mare, ci sono i giochi e i bambini hanno bisogno anche di questo.